Eccoci allora, bentornato Danilo Toninelli, esponente importante del Movimento 5 Stelle. La domanda che faccio sempre in questi giorni, dov'è candidato Toninelli? Io sono candidato dove sono nato, dove risiedo, dove c'è la mia famiglia, è il mio territorio, la provincia di Cremona, e sono orgoglioso di aver prima protetto il mio territorio dai tanti problemi, tra cui l'ambiente, problemi ambientali o l'infiltrazione dell''ndrangheta, purtroppo che ci sono anche in Lombardia, ma dove ci sono pochi anticorpi, soprattutto nei vecchi politici e nell'informazione. E quindi io voglio non solo continuare a proteggere, ma anche governare il mio territorio. Senta, cominciamo con l'attualità. Ieri, no, il voto sulla relazione finale in commissione banche, passata grazie all'assenza di alcuni parlamentari di centrodestra. Voi avete subito gridato alla truffa nei confronti degli italiani. Questa è la dimostrazione dell'inciucio che ci sarà tra Forza Italia e il Partito Democratico. Presidente Casini ha detto, siccome ci sono molti malumori da una parte e dall'altra per le liste, queste assenze sono dovute a queste, non c'era nessun patto segreto. Che risponde? Rispondo che innanzitutto la Commissione Banche l'abbiamo voluta fortemente fin dal 2014. Il fatto che l'abbiano fatta a fine legislatura nel 2017 e vi abbiano messo un personaggio collegato al sistema di potere e collegato dalla sua storia personale al sistema bancario, che è Casini, che ricordiamo tutti, aveva votato contro la costituzione di una commissione che doveva fare chiarezza sui crack bancari in cui dei banchieri avevano Ma lavorato voi chi molto ci avrete male. messo a capo? Ma Glielo certamente chiedo. non lo so, mi interessano pochi nomi, mi interessano i No, lei dice profili. però che era Certamente un un profilo. esponente della partitocrazia, ci sta dicendo, Certamente quindi. uno dell'opposizione. Non uno che è stato messo lì, ricordiamo a casa che Casini è stato messo presidente della banca, della commissione banche, che è una commissione che ha potere di inquisitorio, cioè come fosse un magistrato. E oggi, siccome quella commissione ha portato a un nulla di fatto e l'abbiamo visto ed è veramente raccapricciante per le tante famiglie rovinate da questi banchieri qua, è messo dal Partito Democratico capolista a Bologna, che dovrebbe essere il Allora, cuore senta, della senta, senti, sinistra. E mi mi pare faccia chiaro fare uno chiedere. più uno, che significa è la mancetta e la mancia che è stata data per aver fatto un lavoro di affossamento della commissione banche. Non c'è niente di buono, una cosa che salverebbe dal lavoro della Commissione Banche? Allora, quello buono A è. cui ricordiamolo, giusto per i distratti, ci sono esponenti di tutti i partiti, compresi gli esponenti del Movimento Nella 5 Commissione Stelle, Banche ci nella siamo anche noi, Commissione ovviamente, ovviamente, per l'abbiamo certo. fortemente voluta. È uscito, sicuramente è uscito un sistema di potere che legava la politica ai banchieri. Noi abbiamo cercato molto di accendere luci sulla questione delle quattro banche toscane salvate, quindi parliamo della famiglia Boschi. Maria Elena Boschi, da sottosegretario, da ministro per le riforme istituzionali, fa un decreto che salva anche la banca in cui il padre era vicepresidente. È una cosa dir poco sconcertante. Noi questi problemi quali risolveremo con una seria legge contro il conflitto di interessi, che è uno dei cancri mai risolti, perché non lo volevano fare, perché ci hanno sempre le mani nella marmellata, dalla vecchia politica. Qualche cosa certamente è uscito, certamente poteva uscire molto di più. La cosa che mi rende molto triste è che hanno già detto questi qua dei vecchi partiti che nella prossima legislatura non si riapriranno commissioni banche, ma si farà attività legislativa. Ecco, l'attività legislativa è molto chiara e semplice: separazione tra banche commerciali e banche di investimento. Cioè, se io voglio fare un mutuo per comprare casa o per finanziare la mia piccola impresa di famiglia, vado a quello sportello. Se voglio fare investimenti anche a rischio, vado a un altro. Perché invece essere uniti significa che se io, famiglia o impresa, ho fatto investimenti a rischio. Tra l'altro, in molti casi non lo sapevo perché non sono state oneste le banche nei confronti del cliente, mi trascina nel fallimento anche l'impresa. E questo ha portato i crack bancari e questo ha portato questi governi qua a salvare banche e banchieri, purtroppo, mi dispiace tanto, non i risparmiatori. E diciamo, questa è una posizione nota del Movimento 5 Stelle. Parliamo un attimo di liste, no? Allora, tutti i partiti, le forze politiche hanno presentato le liste in vista del 4 marzo, ci sono mugugni e malumori, in molte forze politiche e voi, a proposito di liste, che avete detto abbiamo presentato dei super competenti, anche voi avete avuto qualche problema. Vado con gli ultimi tre episodi così le faccio la domanda. L'ammiraglio Veri che si è ritirato perché poi si è scoperto che era consigliere comunale ad Ortone in Abruzzo. Poi c'è stato Nicola Cecchi che era già iscritto al Partito Democratico che era in corsa a Firenze contro Matteo Renzi. Poi il caso
credo per il Senato a Latina, di Dessì, che è stato ripreso in un video con Domenico Spada del clan Spada di Ostia e che si è vantato anche di aver menato un ragazzo romeno. La domanda che le faccio, ogni partito ha le sue difficoltà, quindi non è una cosa che riguarda solo il Movimento 5 Stelle, ma come mai con la vostra stretta sorveglianza e vigilanza sui candidati parlamentari delle prossime elezioni poi si verificano questi episodi? Allora, innanzitutto sono episodi sporadici nelle tante candidature. Prima cosa che dico è Movimento 5 Stelle ha fatto le parlamentarie, io sono capolista nel mio collegio dove vivo perché hanno votato gli iscritti, tutti potevano votare e tutti anche candidarsi. Gli altri partiti si sono rinchiusi fino alle 4 del mattino litigando, urlando e facendo di tutto Beh, perché ognuno tirava. anche tra voi mugugni degli esclusi ci Però, sono, eh? sì, però Non è che solo riguardano è il solo gli metodo che altri. conta, Pancani. Il metodo è che tutti si potevano candidare, se non avevano fatto due mandati si erano incensurati. Avete visto le liste degli altri, nominate dall'alto, dalle segrete stanze di partito in cui si scambiano i favori e i controfavori perché è così. Poi piovono i Luigi Cesaro, i Gigino Apurpetta, che abbiamo visto che ha avuto, diciamo, problemi con la giustizia e vicinanze con la camorra locale. Io dico e rispondo alla sua domanda. Dico, allora, l'ultimo di cui ha parlato del video è già stata smontata perché in quel video poi c'erano tutti gli esponenti politici, c'era di tutto, e quindi non ha nessun Non tipo di. riguardava, dice solo lui, Non riguardava cioè, solo lui, sono episodi, magari potrebbero fotografare anche me, che sono sempre nelle E quello piazze, può passa succedere uno per per tutti, strada sì. e può succedere a tutti. Suveri dispiace ovviamente, noi non eravamo a conoscenza, lui non conosceva le nostre regole, ma non è tanto l'aver perso la candidatura di un personaggio, un profilo importante, quanto che lui continuerà a collaborare con noi, le sue competenze, le sue conoscenze le metterà a disposizione del Movimento 5 Stelle, perché la candidatura non è l'essenza del Movimento 5 Beh, Stelle, è la dice, si può dare una partecipazione alla mano al costruzione di un movimento, non progetto. necessariamente diventando Però mi parlamentari. piacerebbe sottolineare che ci sono medici, ci sono professori universitari, Posso chiedere solo una imprenditori. cosa? Andiamo ad un altro elemento di polemica con voi. Perché proprio qui da noi, sulla 7, Di Maio l'altro giorno ha detto entro ieri, martedì sera, si sarebbero conosciuti i numeri delle parlamentari e ancora ad oggi mi pare che questi numeri non ci siano. Qual è il problema? Esattamente, ha perfettamente ragione, ci saranno. La motivazione è molto pratica. Innanzitutto noi non abbiamo pubblicato sempre immediatamente gli esiti, ma per un motivo, diciamo, pratico. Ci sono state persone che si sono tolte dalla candidatura in corso di votazione. Noi abbiamo recuperato i documenti di tutti. Sinceramente io non metto in votazione una persona che si è candidata o non metto in pubblicità una persona che si è candidata che ci Sì. dice di non voler essere lì. Io devo rispettare la privacy, arriveranno ad ore. Sono molto soddisfatto del fatto che noi abbiamo fatto le parlamentari, ovvero le primarie interne, e mi dispiace molto che gli altri non No, io abbiano lo dico fatto. così chiamo un Ci concetto, saranno, ci non perché saranno. non riesca a Dobbiamo anche vivere evitare di. senza i numeri delle parlamentari, ma Certo. come sa lei, quello è un motivo anche di critica nei confronti dei vostri meccanismi di selezione della Dobbiamo classe anche evitare di politica. ricevere dei contenziosi che non abbiamo voglia Sì. inutilmente di sostenere. Senta, un'altra cosa che voglio chiedere. Oggi mi pare Di Maio a Londra, alla City, incontra diciamo, la finanza e gli industriali. Le rivolgo la domanda in questi termini. Ma c'è, molti scrivono, magari i vostri detrattori, che questi viaggi servano per tranquillizzare rispetto alla politica che verrà, se il Movimento 5 Stelle, per esempio, governerà il paese. Ma c'è bisogno di rassicurare ai grandi finanziatori, i grandi investitori, ma queste non sono elezioni italiane, perché questa voglia di dover rassicurare da parte vostra? Ma il nostro candidato Presidente del Consiglio Luigi Di Maio è a Londra insieme all'economista del Movimento 5 Stelle Fioramonti, che è uno dei più importanti e giovani economisti italiani che purtroppo non ha avuto la possibilità di esprimere le sue conoscenze in Italia, è andato anche all'estero, non per rassicurare nessuno, per andare a spiegare quello che vogliamo fare se andassimo al governo e i cittadini italiani ci dessero la fiducia. Semplicemente questo. Poi che qualche giornalista scriva l'interpretazione retroscenistica, mi lasci passare il termine Sì. così, per cui andiamo a rassicurare, vabbè, fatti suoi, non andiamo a spiegare un programma. Io però mi permetto di dire, io sono molto spaventato invece se dovessero vincere gli altri. Cioè prendiamo ad esempio il centrodestra, ma lei si rende conto delle contraddizioni interne che ci sono? Io lascio stare le candidature di impresentabili, pieno di indagati, Diciamo, ognuno poi ha i suoi problemi, sì, lasciamo stare le non abbiamo nessun candidature. indagato, Veniamo sui nessun programmi. rinviato giudizio per reati anche di voto di scambio politico-mafioso, come al centrodestra. Però come si può pensare
pensare a una che hanno idea, uno vuole abolire la legge Fornero, l'altro no. Dice dopo vuole... poco dice, litigherebbero dopo Salvini subito. E Berlusconi, questo le sto dopo dicendo. Subito. Io voglio. Perché? Lo sa che però la vittoria è un bel collante, no? Questo vale per tutti. La vittoria è un collante? No, allora, il collante ce l'hanno, prima sai cos'è il collante di questi signori qua? Sono le poltrone. Allearsi prima, nonostante ognuno abbia un capo politico diverso, ognuno abbia un programma diverso, anzi completamente diverso, come puoi avere la faccia, la dignità di andare di fronte agli italiani di dire vota questo contenitore? Ma neanche col porcellum c'erano le ammucchiate, che avevano almeno, amen, un capo politico, è un programma comune. Qua sono tutti diversi, chi è a favore dell'euro, chi contro l'euro, chi per la legge Fornero, chi contro la legge Fornero, chi è a favore dell'Europa e chi contro l'euro. La signora Maria, quando va a mettere una X su un nome sotto cui ci sono Forza Italia e Lega, sta votando contemporaneamente un partito pro-euro, che magari è il motivo per cui lei vota, e contemporaneamente non lo sa, vota un partito che è contro. Cioè, è folle questa cosa. Se voti il Movimento 5 Stelle, sei sicuro che voti un candidato premier e voti un programma chiaro? Le posso chiedere una cosa, a proposito di questo, a proposito degli scenari futuri, no? Questo se ne è discusso moltissimo durante i talk di tutti i tipi su tutte le reti italiane. Il Movimento 5 Stelle raggiunge il miglior risultato rispetto agli altri partiti, ma non un risultato per poter essere maggioranza, no? E voi avete detto, Di Maio in primis, noi abbiamo un programma di 20 punti, chiederemo ad altre forze politiche magari di aggiungere dei punti, ci presentiamo in Parlamento e vediamo chi ci sta. La prima domanda che le faccio è, proprio così, con grande tranquillità, lei ha in mente chi potrebbe convergere tra le attuali forze politiche ad alcuno dei vostri punti? Cioè, lei se lo immagina, cioè tra le forze politiche che sono in lizza per le elezioni, dal suo punto di vista, chi sono le forze che potrebbero trovare delle convergenze su alcuni punti del vostro programma? Allora, io partirei dai punti. Allora, oggi noi, anzi, da 4 anni, noi, anzi, da subito, chiedo scusa, proponiamo il reddito di cittadinanza. Sì. Oggi lo fa il Partito Democratico, che ha fatto il reddito di inclusione, che è una barzelletta, è un finto, non c'entra niente, dura 15 mesi, ha 200 euro al mese, mantiene povero chi è già povero, la classica mancetta in stile Renzi. Dall'altra parte abbiamo un Berlusconi che propone, senza neanche averlo mai spiegato, bravissimo, cambiando le parole, perché alla fine è marketing politico per il consenso. Allora chieda chi è contro il progetto del Movimento 5 Stelle di reddito di cittadinanza, misura strutturale di riqualificazione professionale, reinserimento lavorativo e provvisorio. Io ti do il reddito se tu ti rimetti nel circuito lavorativo e accetti l'offerta cioè di lavoro. Cioè lei respinge l'accusa che sia una forma di assistenzialismo. Io penso che con queste proposte qua dovremmo avere il 100% in Parlamento. Allora su questo... da un punto di vista invece delle proposte sull'abbattimento, insomma la diminuzione della pressione fiscale, il centrodestra propone la flat tax, voi proponete un'altra serie di cose, su quello quindi forse un accordo, una convergenza sarà più difficile secondo lei? Allora, il centrodestra propone una menzogna apocalittica, perché io non ho 43 anni, mi ricordo perfettamente Silvio Berlusconi nel 1994, me lo ricordo nel 2001, me lo ricordo nel 2008, la flat tax, il signor Berlusconi la propone da 1994, oggi sono 24 anni, non l'ha mai fatta e nei suoi 4 governi Berlusconi ha fatto solo condoni fiscali e tra l'altro dal mio punto di vista, che ho studiato tanto Costituzione, è incostituzionale perché c'è la progressività dell'imposizione. La spiegano, non abbiamo tempo, la spiegano anche come possono mantenere la proprietà. La flat tax significa una tassa forfettaria, guadagno 1 milione di euro, pago la stessa percentuale di tasse se guadagno 1.000 euro. Poi ci sono dei correttivi che dovrebbero andare verso quello. Li dovrebbero spiegare. Posso chiedere una cosa? Come la stanno vendendo la gente, non è mica così. Legge Fornero, no? Anche voi siete per diciamo un azzeramento in qualche modo e la Lega chiede la stessa cosa, quindi su questo ci sarebbe un terreno d'incontro. La legge Fornero va superata gradualmente, non possiamo superarla in 5 minuti, la Lega dice una menzogna. La legge Fornero è stata votata da tutti i vecchi partiti che oggi affermano di volerla abolire, questa è una contraddizione. A chi ci segue da casa io dico partite dalla credibilità, la credibilità si guadagna, si verifica con i fatti, guardate i fatti, guardate che cosa hanno fatto. Io non mi fido di chi ha votato la legge Fornero e ora la vuole combattere, o chi ha votato il Jobs Act e ora dice voglio dare più lavoro, ha precarizzato tutti i nostri nuovi lavoratori. E tutti i nostri giovani. Noi la vogliamo superare. Alla qualità e non alla quantità, questo dico. Noi vogliamo superarla in 5 anni, vogliamo bloccare per almeno 5 anni quella progressività dell'età pensionabile con l'età dell'anagra, con l'età della vita
e vogliamo però intervenire immediatamente sulla legge Fornero cancellandola per i lavori usuranti, perché è inaccettabile. Però già 15 categorie di lavori gravosi usuranti sono fuori. Sono molto pochi, andrebbero un piccolo stesa, passo. Ci sta oggi ad esempio un operaio edile va sul tetto a 67 anni e 6 mesi e io penso che non sia giusto. Senta, mi dici un'altra cosa a proposito di cambiamenti di opinione. Perché Di Maio si è rimangiato gli attacchi alle organizzazioni non governative? No, ho letto che addirittura avrebbe negato di aver mai parlato di taxi del mare, è così? Allora, a me importa poco la parola taxi e questa è mera polemica che veramente la lascio fare a chi ha voluto crearla. A me interessano i fatti. Ma avete cambiato posizione sulla questione migranti? Gliela faccio così. La questione migranti è un problema europeo che va affrontato a livello europeo. L'Italia è stata non considerata a livello europeo. La prova è che Gentiloni nell'ultima legge di stabilità ha messo 5 miliardi di euro nella gestione migranti. L'Europa ci ha abbandonato. Significa che i nostri governanti esperti della politica hanno contato zero a livello europeo. La questione ONG è una questione da affrontare, ma per esempio c'è il fatto che ci sono due indagini in corso, Procura di Catania e Procura di Trapani. Noi non vogliamo, sono i fatti che contano, noi non vogliamo che l'immigrazione sia un business. Noi l'abbiamo scoperto con Mafia Capitale, Buzzi e Carminati, si guadagnava di più che con lo spaccio di droga. L'immigrazione va gestita correttamente, i richiedenti asilo devono essere, ovviamente hanno il diritto ad essere profughi, riallocati nei paesi europei direttamente. I migranti economici via, tornano. I migranti economici non hanno diritto, ma lo dice la legge europea, la legge italiana. Questo, diciamo, rimanere in Italia. Oggi col regolamento di Dublino rimangono in Italia a meno che ci siano Quindi degli accordi. Ha cambiato sicuramente. Ma completamente, sì. Allora, grazie a Danilo Toninelli. Buongiorno Mirta. Ciao Andrea, buongiorno. Oggi noi ripartiamo con Giorgia Meloni. Abbiamo una lunga intervista con lei, l'unica donna che si presenta per guidare questo paese. Ho una domanda per Toninelli però io, ma i numeri delle parlamentari mi confermano? Gliel'ho chiesto, ha detto a breve. E sono 13 giorni però, a breve. Mirta, arriveranno, tu sai che dobbiamo anche rispettare le leggi perché gente che si è tolta dalla candidatura non possiamo inserirla. Abbiamo recuperato tutti i documenti, i certificati penali perché non candidiamo condannati. Mi piacerebbe, anzi sono molto rattristato del fatto che siamo stati gli unici a fare le parlamentari e chi andrà in Parlamento di noi è votato dai cittadini, chi andrà in Parlamento degli altri è votato dai capi politici. Tirate fuori i numeri così fate arrivano e sarà una bella sorpresa. Vi aspetto.